Ho intrapreso un viaggio tra il mistero e la leggenda, tra la storia e la cronaca. Sono passato dai lamenti di una voragine nei boschi di Bardineto fino alla terra delle vipere di Alassio, oppure alla ricerca degli spiriti che a Portofino si dirigono ancora in processione verso una cappella votiva. Tutto questo è leggenda, ma io mi sono voluto soffermare anche sulla cronaca e sui luoghi leggendari che tutt'oggi conservano le prove, le testimonianze di ciò che avvenne durante la Seconda Guerra Mondiale in Liguria. Tedeschi considerarono la Liguria il luogo di un possibile sbarco alleato, per cui si adoperarono all'eventualità. E raggiungere la Liguria fu proprio Rommel in persona, la volpe del deserto. Ebbene, mi sono recato a Varazze con la mia troupe, alla ricerca dei segni, delle prove, delle testimonianze di ciò che fu l'organizzazione antisbarco. E ho trovato qualcosa di davvero interessante e di incredibile. 11 settembre del 1943. Varazze è il luogo in cui la prima esecuzione dà il via a una lunga striscia di sangue. Da Savona a Cairo Montenotte, passando per queste zone, furono registrate 850 vittime in 169 stragi. Nell'attesa dell'arrivo in Europa delle forze alleate, i tedeschi considerarono la Liguria come il luogo del possibile sbarco. Rommel fu uno dei più famosi comandanti militari della Seconda Guerra Mondiale, dove, grazie alla sua incredibile abilità tattica e operativa, guadagnò la piena fiducia di Adolf Hitler, mentre infliggeva una serie di sconfitte alle truppe britanniche. Fu il generale Rommel in persona a recarsi proprio qui, nella Riviera Ligure, esattamente dove sono ora, proprio dove i tedeschi stavano lavorando per creare gli elementi antisbarco. Ci troviamo dinanzi a un dente di drago o dente di leone, a seconda di come viene chiamato da queste parti. Questi blocchi di cemento venivano lasciati sulle spiagge per impedire agli alleati di fare breccia con i propri mezzi. A forma piramidale, rigorosamente in cemento di alta qualità, queste sono le tracce che oggi possiamo toccare con mano. Inoltre furono costruite postazioni antisbarco e bunker anche su postazioni elevate per poter nascondere i cannoni e avere una visibilità importante. Una di queste, posta su una piazzola, era collocata sull'isoletta prospiciente la Villa Araba, dove si trova il casco da palombaro. Nascoste sul colle che sale invece alla guardia, sul lato nascosto della collina rivolto verso il mare, vennero edificate postazioni di avvistamento antiaeree. Dunque, prima di scegliere la Normandia, dove ci fu lo sbarco il 6 giugno del 1944, l'opzione Riviera Ligure fu un argomento di discussione concreto. E fu per questo che i tedeschi di Rommel, prepararono il noto Vallo Ligure, che partiva dalla Spezia e arrivava proprio a Cannes, passando in particolar modo da Varazze. Tuttavia, la storia ci racconta che furono le spiagge atlantiche della Francia ad accogliere gli alleati, risparmiando una Liguria più che pronta all'eventualità, che subì comunque un attacco minore nell'agosto del 1944. I numerosi resti, come il bunker presso la Villa Araba, il muro antisbarco presso l'Arrestra, i denti di drago, oppure ancora il fortino su punta aspera e il blocco in cemento armato presente sul muro del Teiro, oggi sono la prova vivente di ciò che vi ho raccontato.
Infine è doveroso citare Villa Astoria, dove alla fine della Seconda Guerra Mondiale fu istituita la prigione del popolo, e incontriamo oggi nella città di Varazze un cittadino di questo bellissimo posto che si chiama Francesco Valerio. Ciao Francesco. Ciao, grazie. E gli chiediamo a lui dov'è Villa Astoria, perché noi stiamo cercando la villa con quel nome ma non l'abbiamo trovata in realtà. Siamo nel posto giusto? Siamo nel posto giusto, sì. Questa è Villa Astoria, quella che una volta era Villa Astoria. Oggi è stata completamente ristrutturata e prende il nome di Villa Aonso, ma mantiene le sembianze che aveva nel 1944. Dario, devi sapere che all'interno della villa, il 1° maggio 1945, furono uccisi 10 fascisti, tra i quali il generale in pensione Eudirigo Nassi e sua moglie. Esatto, Francesco, e fu prelevato proprio durante la notte insieme alla moglie Luigina, appunto, e portato qui in quella che fu ai tempi Villa Astoria, la famigerata sede del comando dove era operativa una banda di 4 patrioti. Qui, come accadeva ai prigionieri, non fu solamente privato della libertà, ma anche percosso brutalmente. E fu il 1° maggio del 1945, quando il generale, insieme a sua moglie e ad altri prigionieri, per un totale di 10 persone, furono fatti uscire dalla villa, fino ad essere poi fucilati. Oggi è importante ricordare e fare tesoro di ogni testimonianza, che sia di cemento o di sentimento, affinché possa esserci quella speranza che l'uomo possa aver imparato qualche cosa dalla storia e che magari in futuro possa evitare di commettere altre atrocità. Ho continuato a viaggiare e a cercare testimonianze e prove di ciò che fu la Seconda Guerra Mondiale in Liguria e i luoghi da brivido che la caratterizzano. Mi sono recato all'ex colonia di Rovegno, un posto davvero inquietante, un posto che fu chiamato la colonia degli orrori. Ci è bastato varcarne la soglia per renderci conto delle sensazioni e dell'angoscia che quel posto trasmette alle persone che ci camminano all'interno. La colonia di Rovegno, un'ex colonia estiva a 950 metri sul livello del mare, in provincia di Genova, e noi oggi andiamo a scoprire la sua storia. Questo luogo, così come lo vediamo oggi, viene ricordato con il nome di la colonia degli orrori, proprio a causa dei fatti che sono accaduti all'interno. L'edificio risale all'epoca del fascismo e faceva parte dei tanti luoghi educativi finanziati dal Partito Nazionale Fascista. Qui era possibile studiare, fare attività fisica e disintossicarsi dall'inquinamento della città. 500 posti letto, e secondo le filosofie del duce, i ragazzi sarebbero dovuti andare ad imparare le regole di convivenza del giovane italiano del domani. Le stesse camerate svolgevano la funzione di aule, si dormiva e si studiava sui comodini, che fungevano da banchi. I ragazzi, con le gambe incrociate dentro il comodino, sedevano sullo sportello e scrivevano sui quaderni posti sul fianco del comodino stesso. Alla caduta del fascismo, la colonia funzionò ancora per un po' di tempo. Tra il 1942 e il 1943 ha consentito lo sfollamento di circa 330 ragazzi, ma dall'8 settembre del 43 questa colonia fu occupata dai partigiani. Essendo un edificio molto grande, molti ambienti risultavano disabitati e vennero così reimpiegati come prigioni per militari tedeschi, per le forze armate della Repubblica Sociale Italiana o ancora per le cosiddette Brigate Nere. Il luogo isolato era l'ideale per nascondere i gruppi ribelli, che la ribattezzarono Sesta Zona Liguria. Tra il 1944 e l'aprile del 1945, molti prigionieri e civili vennero fucilati e i loro corpi vennero abbandonati in fosse comuni, scavate nei boschi qui intorno. Ed è per questi motivi che l'edificio prese il macabro soprannome. Tra i fatti narrati bisogna ricordare quello del 13 marzo del 1945,
quando i partigiani accerchiarono un esercito di soldati guidati dal colonnello Celeste Gianelli, che chiese una pacifica resa. Purtroppo in guerra spesso vengono a mancare i compromessi. Così i soldati tedeschi vennero condotti alla colonia di Rovegno e vennero fucilati tra Rovegno e Cravasco. Fu una sorta di vendetta nei confronti di un'inutile strage avvenuta proprio a Cravasco, quando i tedeschi uccisero 20 prigionieri politici, come rappresaglia per 9 tedeschi uccisi dai partigiani. Se è vero che i morti non sono tutti uguali, è altrettanto vero che ogni deceduto merita il rispetto e il silenzio, anche se morto per un'idea sbagliata. Oggi campeggia una lapide eterna che ricorda i fatti. Da questa colonia divenuta la loro prigione, non fecero ritorno 129 militari e civili della Repubblica Sociale Italiana e 31 soldati tedeschi. Molti altri ancora riposano per sempre tra questi boschi senza croce. Per loro e per chi li attese, oltre ogni speranza, una preghiera. Rovegno, 22 marzo, 30 aprile 1945. Non contento, il mio viaggio mi ha portato a vedere dei bunker, i bunker sul Monte Moro, che si trovano sopra Quinto al Mare, nel Levante genovese. Beh, senza ombra di dubbio è uno dei principali complessi difensivi a protezione del Golfo di Genova, o almeno lo era un tempo. Ho voluto camminare all'interno di queste casermette, percorrere i sentieri che tanti anni fa ripercorrevano ogni giorno i soldati addetti alla batteria di Monte Moro. Siamo sulle pendici dell'omonimo Monte Moro, il monte che sovrasta la città di Genova dal lato del Levante, esattamente all'altezza di Quinto al Mare, proprio in linea d'aria sopra i giardini di Quinto. La batteria costiera di Monte Moro è, insieme alle batterie Mameli e alla batteria di Punta Chiappa, uno dei principali complessi difensivi a protezione del Golfo di Genova. Il bunker di Quinto al Mare sul Monte Moro è un luogo ancora oggi visitabile liberamente. Tuttavia bisogna stare attenti e farlo con cautela, perché il terreno è ancora abbastanza sconnesso e bisogna fare tutto con estrema attenzione. Il 9 febbraio del 1941 Genova è minacciata dalla flotta navale inglese formata da un incrociatore da battaglia, da un incrociatore leggero, da una nave da battaglia, da 7 cacciatorpediniere e da una portaerei. Alle 8:14 di mattina, a 19 chilometri, le navi da guerra aprono il fuoco verso la città e un centinaio di colpi raggiungono il centro abitato. A causa dell'inefficienza dei calibri a quelle distanze, la batteria costiera Mameli, il treno armato numero 5 di stanza a Voltri e i 2 pontoni del porto rispondono senza riuscire a difendere la città. Questa incursione navale mette in luce le carenze del sistema difensivo costiero, ma soprattutto la mancanza di artiglierie di grosso calibro. Così nel 1942 vengono scelte 2 località, una ad est sulle alture di Monte Moro ed una ad ovest della città, più precisamente ad Arenzano. Qui vennero installati pezzi da 152-45, dei cannoni di oltre 6 tonnellate, prodotti dall'Ansaldo di Genova su licenza francese. Dopo l'8 settembre, quando le truppe tedesche prendono il controllo di Genova e del suo sistema difensivo, iniziarono subito alcuni lavori di rafforzamento. Le postazioni da 152 mm vennero protette dai bombardamenti aerei con casematte in cemento armato. Sulle spiagge furono costruiti ostacoli anticarro, casematte per mitragliatrice, muri antisbarco e trincee. Nacque così il nuovo sistema difensivo ligure, chiamato appunto Vallo Ligure.
La batteria di Montemoro dovette difendersi anche dagli attacchi dei partigiani, che resistettero fino all'arrivo degli americani. Il 9 settembre 1943 il Posamine Pelagosa, non appena superò lo sbarramento minato che proteggeva l'imboccatura del porto di Genova, venne inquadrato dal fuoco delle batterie costiere di Montemoro, cadute nelle mani delle truppe germaniche. Centrato in pieno, il Pelagosa affondò in circa 35 metri d'acqua, a 1,5 miglia dalla spiaggia di Quarto dei Mille, quartiere del Levante di Genova. Il 24 aprile del 1945, in seguito alla liberazione di Genova, il caposaldo venne cinto d'assedio dalle forze della Resistenza. Il comandante tedesco rifiutò di arrendersi e il 26 fece aprire il fuoco contro delle unità navali alleate che nel frattempo si erano avvicinate alla costa. Ci fu il rischio che Genova fosse colpita dalla batteria, ma il 28 aprile, dopo lunghe trattative, finalmente arrivò la resa. Questi sono i resti di ciò che rimane di un basamento radar. I tedeschi, le truppe tedesche, installarono un radar per la ricerca degli aerei alleati. Questa targa, ancora ben visibile, indica il nome della legione che faceva parte di questa batteria. E possiamo leggere: Terza Legione Milizia Artiglieria Controaerei, la dominante, 15ª batteria 1940. Questi sono cenni storici e testimonianze di un periodo di guerra che segnò il destino di tante, tante persone. Da Dario il Leggendario, alla prossima scoperta. Batteria del Monte Moro. Varazze. Rovegno. Illustrato da Giovanni Battista Sezzi, Liguria da brividi tra cronaca e leggenda, di Dario Rigliaco il Leggendario, edito da Erga Edizioni.